Sorpresa, gli Aerosmith si sono esibiti al Whiskey a Go Go, piccolo club di Los Angeles, e con i grandi veterani della band anche il chitarrista Slash. Pensate che si erano esibiti per la prima volta a Los Angeles nel lontano 1973. Il loro Let Rock Rule inizia negli Stati Uniti e prevede anche una tappa il 2 luglio in Ucraina. Dai dinosauri agli ultimi arrivati, la boy band britannica The Vamps. Li conoscete, no? Sono Bradley Simpson, James McVeigh, Tristan Evans, Connor Ball. Sono i campioni della social media generation. L'uscita del loro album d'esordio, Meet the Vamps, è prevista a metà aprile. Ci sono 15 canzoni sulle quali abbiamo lavorato. Abbiamo scritto in tutto 40 canzoni. Era difficile fare una selezione. Tre singoli comunque parlano di noi. Ed anche questa band è pronta al tour in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Magic è l'ultimo affondo dei Coldplay, un video del nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album, il sesto in studio, Ghost Stories, prevista per il 20 maggio. Tornano le emozioni col gusto d'epoca. Uno splendido Chris Martin nei panni dell'assistente di una maga. Magic è come un film muto anni 20, narra la storia di Cecile, interpretata dall'acclamata attrice cinese Zi Zhang, nei panni di una giovane maga sposata con un mago affermato e ubriacone.